Con l'esperienza acquisita in molti anni, si è giunti a una classificazione degli incontri con entità extraterrestri, extraterrestri, divisa in sei distinte categorie. Incontri ravvicinati del primo tipo. Si riferiscono a un semplice contatto visivo con un oggetto volante non identificato. Incontri ravvicinati del secondo tipo includono sia il contatto visivo, sia una prova con impronte sul terreno. Incontri ravvicinati del terzo tipo riguardano il confronto diretto con un essere o un'entità spaziale, detta a volte umanoide. Incontri ravvicinati del quarto tipo sono presunti rapimenti compiuti dall'equipaggio di un veicolo spaziale dove la persona dichiara di essere stata portata a bordo per scopi di ricerca o sperimentali. Incontri ravvicinati del quinto tipo riguardano i rapporti di individui che asseriscono di essere in personale contatto con entità extraterrestri attraverso sistemi occulti o metafisici. Incontri ravvicinati del sesto tipo implicano ferite o eccessi derivanti da un incontro ravvicinato con umanoidi extraterrestri. I dischi volanti, gli oggetti volanti non identificati o qualsiasi altro nome vogliate dar loro, esistono. Sono ostili? Benevoli? O solo curiosi? Loro esistono. Loro esistono. Hey, man.
concentra le supplementari. Invitiamo i signori ad accomodarsi verso l'uscita. La musica è finita. La musica è finita. Gli amici se ne vanno. La musica è finita.